abbiamo cominciato a cercare il rapporto diretto col consumatore circa 17 anni fa, quando abbiamo ampliato l'azienda e abbiamo visto che noi prima vendevamo a qualche negozio, a qualche privato, però abbiamo visto che la cosa non ci dava soddisfazione. Perché? Perché noi abbiamo bisogno del contatto col cliente, spiegare quello che compra, spiegare come alleviamo i nostri animali, spiegare tutto quello che c'è dietro al prodotto che mangiano. La scelta è stata quella di fare un nostro marchio. I nostri canali di vendita sono prevalentemente al consumatore finale. Un 90% viene venduto qua in negozio e un altro 10% adesso abbiamo aperto un punto vendita a Firenze e vedo che insomma sta andando molto bene. Con l'avvento delle nuove generazioni che sono entrate in azienda, diviene più naturale il social network. Abbiamo un po' di canali con i quali teniamo anche i contatti con i clienti. Rispetto alla vendita che facevamo prima, adesso abbiamo un incremento del 20 al 40% sul ricavo finale. Ma non è neanche quello, la soddisfazione grossa è vedere dove va a finire il tuo prodotto e la gente che acquista il tuo prodotto come rimane soddisfatta. Vengo a comprare qui i prodotti alla Fattoria Rossi, prima di tutto per la qualità e per l'impegno che mettono i ragazzi, per aiutare comunque il territorio, bisogna incentivare aziende che rimangono sul nostro territorio di investire. È inutile andare a prendere cose che ha meno costo ma meno qualità. Vengo a comprare il prodotto qui alla Fattoria Rossi perché sono buoni. Basta. La nostra azienda si estende su 100 ettari di terreno coltivati col metodo biologico. Noi abbiamo circa 250 capi, di cui 120-130 mediamente in lattazione. Produciamo mediamente 6 forme di parmigiano reggiano al giorno. Noi lavoriamo circa 12.000 quintali di latte, di cui 10.000 a parmigiano reggiano e 2.000 a prodotti freschi. Negli ultimi anni la nostra azienda ha sempre puntato a un'agricoltura ecosostenibile. Un investimento che abbiamo fatto è un impianto fotovoltaico che produce l'87% dell'energia impiegata in azienda. La nostra azienda è certificata 100% energia pulita. Stiamo cercando di ottenere la certificazione antibiotic free. La nostra azienda punta anche a un contatto diverso con i nostri animali. Questo cosa comporta? Una bassa produzione dell'animale ma una lunga durata. Noi abbiamo degli animali in azienda che hanno 17 anni. Nel nostro parmigiano reggiano c'è il benessere dell'animale, c'è un'agricoltura ecosostenibile e soprattutto una filiera certificata. La Fattoria Rossi ha origini molto antiche, passando di generazione in generazione siamo riusciti a arrivare fino ad oggi. Attualmente l'azienda è in mano a noi tre fratelli, Gianni, Graziano e Massimo, e ognuno di noi ha un ruolo ben specifico. Graziano, che è il più vecchio, si occupa del negozio, Massimo è il più giovane e si occupa dei terreni e delle coltivazioni, poi ci sono io che mi occupo dalla parte contabile ma soprattutto anche dell'allevamento. La nostra scelta ha portato grandi soddisfazioni, sia perché l'azienda ha un buon reddito, non da meno la qualità della vita che ci sta offrendo questa nostra scelta. Una vita meno stressante, ma più a contatto con gli animali. Graziano. Francesco. Matteo. Gianni, Massimo, Ido, siamo la Fattoria Rossi. Il settore lattiero caseario in Italia conta 30.000 stalle.
Queste stalle producono 11 milioni di tonnellate di latte e negli anni, nonostante la produzione sia rimasta costante, il numero delle stalle si è ridotto dell'80%. La strategia che è stata seguita è stata quella di crescere a livello dimensionale, quindi ingrandire le stalle, aumentare gli input produttivi, la produttività delle vacche. Questa strategia però ha creato degli effetti collaterali, soprattutto dal punto di vista sociale e ambientale. In questo panorama però non tutte le aziende hanno seguito questa strategia, ci sono aziende che si sono mosse in maniera diversa. La Fattoria Rossi è una delle 120 aziende pilota selezionate nell'ambito del progetto Eurodairy per affrontare il tema della resilienza. Dare un suggerimento agli allevatori non è semplice, perché ogni azienda ha la sua realtà. Bisogna cercare di trovare il proprio spazio, il proprio equilibrio, ma soprattutto fare un passo indietro e cercare di non produrre sempre di più per prendere sempre meno, ma cercare nuovi sbocchi e cercare di produrre bene e di trovare il prezzo giusto per il prodotto che uno sta producendo.